Buona domenica a tutti gli appassionati di football americano. È Gianluca Cinecorti che vi parla dai canali di FIDAF TV. Purtroppo non ci troviamo in uno stadio ai bordi di un vero campo da football, ma siamo qui in casa, come è giusto che sia, a goderci lo spettacolo della palla ovale. E lo facciamo con il torneo messo in campo grazie alla FIDAF, Federazione Italiana di American Football, nella persona di Fabio Tortosa, che saluto con un abbraccio virtuale. Grazie anche a Francesco Cazzolla di Lezioni di Madden. Baciamo le mani alla commissioner della Lega. Nulla però sarebbe potuto senza l'aiuto di Beast Mode Football, capitanata da Marco Masi, e senza le fantastiche grafiche di Battista Battino. Last but not the least, coloro che si occupano dell'emissione sul canale da cui stiamo trasmettendo, ovvero il buon, si fa per dire, l'importante è non schiacciare i fili, Leonardo Lombardi e colui che tutto muove sulla rete, Lorenzo Ancarani. Ciao Marchiscià, ci vediamo. Ma andiamo a presentare la partita che vedremo tra poco ad affrontarsi i Rhinos di Milano, capitanati dal loro QB, il giovanissimo Raven Ines, e i Warriors di Bologna, al cui timone c'è il neoguerriero Leonardo Franchi, wide receiver proveniente dai Seaman Milano. Entrambe le squadre fanno parte della NFC West, dove i Rhinos sono a punteggio pieno con 4 W consecutive, tallonati proprio dai Warriors a quota 3.1. Rhinos, vincitori nell'ultimo turno di un'incollatura per 24-21 contro gli Sharks di Palermo, mentre i Warriors si sono imposti più nettamente per 38-13 contro i Mad Bull di Barletta. Seguiremo Raven attraverso la franchigia dei Los Angeles Rams, mentre Leonardo guiderà i Seattle Seahawks. Per i Rhinos, le stelle da tenere d'occhio saranno sicuramente il QB Cam Newton, rubato, tra virgolette, ai Carolina Panthers, che avrà alle spalle il running back Sonny Michel. In difesa spicca lo shortstop Jamal Adams. Se parliamo di stelle, allora non possiamo non citare il QB di Leonardo Franchi, quella Patrick Mahomes, scelto alla numero uno assoluta nel fantasy draft, che cercherà di servire Brandin Cooks sul lungo. In difesa, Raven potrà con Leonardo potrà contare su Lavonte Flash David, linebacker rapito ai Tampa Bay Buccaneers. That's all, folks. Non ci resta che goderci lo spettacolo di questa quarta settimana di NFL Madden 2020 by FIDAF. Adesso, ragazzi, iniziate le procedure di invito reciproche, e poi andremo a goderci lo spettacolo di questa partita Rhinos contro Warriors, una sfida di Division 1, se vogliamo definirla così, nella massima serie italiana. Si sarebbe dovuta giocare purtroppo quest'anno, come comunicazione del presidente Luca Orlando. La stagione non si effettuerà però attraverso i canali di FIDAF TV, attraverso la rete. Quindi ora quasi tutto è pronto, mancano pochi secondi, pochi minuti all'inizio di questo match. Poi andremo a sviscerare un po' quelli che sono i line-up di Bologna e di Milano. Vediamo se il quarterback nella realtà, Raven Ines, riuscirà a guidare Cam Newton, e vedremo se il buon Leonardo riuscirà a sfruttare al meglio quel fuoriclasse assoluto che è Patrick Mahomes, MVP dell'ultimo Super Bowl vinto in rimonta contro i San Francisco 49ers. Ormai tutto è pronto, abbiamo anche un overall molto simile, 83 per Leonardo, e per Ines dovrebbe essere all'incirca la stessa overall per la formazione, quindi un match alla pari. Vedremo se Raven riuscirà a mantenere il vantaggio nella propria division, proprio ai danni di Leonardo Franchi. Quindi tutto è pronto per il kickoff. Viene dato da Los Angeles Rams, in questo caso i Rhinos di Milano, sì, quindi ricezione for catch, quindi si ripartirà dalle 20 yard. In teoria dovrebbe essere così, perché il regolamento NFL è leggermente diverso rispetto a quello italiano. In teoria si ripartirebbe dalle 25, si parte anche qui dalle 25, perfetto, quindi è simile. Quindi prima azione per Leonardo, per viene subito placcato la corsa da parte
dei Warriors, bloccata subito da parte dei Rhinos Milano. 3 yard di vantaggio, di guadagno per questa prima azione, questo primo, questa azione di gioco. Ancora secondo, vedremo se adesso devo anche orientarmi io un po' per, sulla grafica, se riesco a trovare il secondo e 8. Ecco, ancora un'altra corsa, questa volta cerca di girare a largo ma viene rispinto subito, è ottima perdita di terreno per la difesa dei Los Angeles Rams, in questo caso dei Rhinos di Bologna. Quindi adesso dovrò anche abituarmi a dire soltanto Rhinos Bologna contro Warriors di Rhinos Milano contro Warriors Bologna. Faccio ancora un po' di casino, e quindi mi dovrò ancora a abituare. Eccolo ancora, Mahomes in shotgun formation, arretra ancora parecchio tempo, tanto spazio e c'è quasi l'intercetto. Palla viene deflettata, se non vado errato. Andiamo a vedere, sì, la palla è deflettata, quindi si va al punt per i Warriors Bologna. Quindi prima azione, quindi subito three and out per, come si dice nel gergo del baseball, quindi si passa subito all'attacco e quindi saranno i Rhinos di Milano a compiere questo primo drive offensivo dopo un ottimo drive difensivo. Ed eccolo, quella numero uno dovrebbe essere Cam Newton, che gioca l'handoff per il proprio running back. Ottima la guadagno di terreno, circa 5 yard guadagnate per i Rhinos. Adesso vediamo quale sarà la prossima scelta da parte di Raven dei Rhinos. Quindi soltanto 5 yard, non soltanto, buone 5 yard di guadagno per i Rhinos. Secondo e 9, soltanto una yard, perdonatemi, una yard di guadagno. Ancora Newton dalla shotgun, tanto tempo per Newton, arriva il blitz e viene placcato, il primo sack della partita, il primo sack dei Warriors di Bologna. Arriva dal lato cieco e blocca Cam Newton, costringendolo a 5 yard di perdita di terreno. Terza e 14 per i Rhinos. Ancora dalla shotgun con 5 ricevitori fuori, la finta, il taglio, la grande ricezione e va, si invola, i Rhinos vanno, siamo sulle 20, sulle 15, sulle 10, sulle 5, touchdown Rhinos, touchdown Gaines Jr. Quindi primo touchdown, grande la ricezione su una... su un taglio centrale, quindi la trasformazione da un punto, quindi subito i Rhinos mettono avanti il naso, 7-0 per loro. Quando sono passati 2 minuti e 40 dall'inizio della partita, si riprende con il kickoff ancora profondo, ancora si va in touchback, ancora dalle 25 yard. Quindi ottima la prima azione offensiva dopo due stop ottimi dalla parte della difesa dei Warriors. I Rhinos sono andati sul breve per poi guadagnare terreno e andare in touchdown. Mahomes sicuramente reagirà dopo questa segnatura. Ancora la ricezione, questa volta il completo, questa volta il primo down per i Warriors a Bologna. Siamo vicini alle, siamo ancora in 40, sulle 40 yard in territorio difensivo per i Warriors di Bologna. Ancora primo e 10, ancora dalla shotgun, l'handoff, la finta di consegnato, è ancora un rollout sulla destra, questa volta ricezione, vedremo se verrà data valida. C'è una flag però, vedremo quale sarà l'esito di questa flag quando siamo quasi a metà del primo quarto. È stata annullata la flag, quindi primo down per i Warriors di Bologna. Ancora Mahomes in shotgun, ancora la ricezione sul corto, va, riceve e c'è il primo down ancora, quindi sulle 39, anzi terzo e 13, scusate, non c'è il primo down. Ancora primo e terzo e 13, quindi situazione già importante per i Warriors di Bologna, per Patrick Mahomes, per Leonardo Franchi che li guida dalla propria console Audible per cambiare il gioco. Ancora un altro Audible, si prende tutto il tempo necessario, tanto tempo per Mahomes, tanto tempo per Leonardo, si va su lungo, la ricezione, il primo down per i Warriors di Bologna. Ecco, rivediamo in replay la ricezione per i Warriors di Bologna, ancora completato, quindi prime 10, siamo già in territorio offensivo.
ancora Mahomes, ancora finta di dare proprio running back, ancora un completo, e sta prendendo ritmo l'MVP dello scorso Super Bowl, la ricezione per il numero 84, vedremo se riesco ad indovinarlo, però è difficile, è molto difficile con queste grafiche, dovrò imparare anche a leggere bene le grafiche. Prime 10 ancora, secondo primo down consecutivo, questa volta però la difesa penetra, e come detto uno dei giocatori da tenere d'occhio, Adams col numero 33 dai Tampa Bay Buccaneers, è stato rubato da Ravens, la squadra di provenienza. Ancora Mahomes, secondo e 15, ancora secondo e lungo per Mahomes, traccia centrale e completo, ancora riesce a completare Mahomes, riesce a completare Leonardo, ottima la ricezione da parte dei Warriors di Bologna, quindi terzo e 4, il primo down non è stato completato, vedremo se ci sarà il cambio di down oppure il cambio di possesso, ancora ricezione subito, fermato però dall'ottima difesa dei Rhinos di Milano con il taglio centrale. Quarto e 4, decide di andare per il field goal, vediamo se riuscirà a rompere lo zero sul tabellone, così è field goal valido, 7-3. Rhinos con i primi tre punti siglati dai Warriors di Bologna da Leonardo Franchi quando mancano 51 secondi al fine del primo quarto. Kickoff, vedremo se il ritorno, sì ci sarà il ritorno, quindi si parte dalle 3 yard in territorio difensivo, parte e siamo sulle 40, siamo sulle 50 e si ritorna, e si va, non lo fermano più, sulle 20, sulle 10, sulle 5, touchdown Rhinos, incredibile dal ritorno, 97 yard di ritorno per i Rhinos, eccezionale questa azione, andiamo a rivederla sul lato sinistro, riesce a deludere tutti i blocchi, andiamo per il punto addizionale che viene trasformato, quindi primi due possessi, 14 punti per Raven Ines dei Rhinos Milano e per i suoi Los Angeles Rams. Sicuramente andremo con una reazione da parte di Leonardo dei Warriors di Bologna, vedremo come saprà gestire il proprio quarterback. Intanto ancora una volta Raven spedisce la palla in touchback, rivediamo il lancio, il piede lunghissimo, questo quindi si riparte dalle 25 yard in territorio Bologna, ancora la corsa centrale, questa volta rompe il blocco, va, siamo sulle 40, sulle 30, sulle 20, sulle 10, sulle 5, questa volta è touchdown Warriors Bologna, e quindi siamo davvero una partita ricca di punteggio, ricca di colpi di scena, subito sul primo drive della nuova azione offensiva, intanto il punto addizionale viene segnato da parte dei Warriors di Bologna, 14-10, risponde con l'eccezionale corsa centrale Leonardo Franchi a Raven Ines, due giovanissimi del football americano in Italia, speriamo di seguirli presto lungo questa nuova stagione del 2021. Intanto penetrazione centrale del special teams e il blocco centrale, il placcaggio centrale da parte del numero 11 dei Rhinos buonanotte dei Bologna Warriors, e quindi si riparte con Raven Ines e Cam Newton consegnato per il running back che dovrebbe essere vediamo se mi ricordo, ok, andrò a rileggermi il quarter alle spalle, Sonny Michel numero 13 dovrebbe essere Sonny Michel, e quindi siamo 7 secondi al termine del primo quarto sul punteggio di 14-10 per i Rhinos. Ancora Cam Newton, ancora dalla shotgun, ancora incompleto per lui, rompe il primo placcaggio, si avvicina al down mark, il numero 80, quindi non completa, Bird, il numero 80, dovrebbe essere corto dal primo down, infatti è un terzo e due, il prossimo tentativo da parte di Raven Ines e i Rhinos di Milano. Intanto termina il primo quarto, un primo quarto davvero scoppiettante, 14-10, riparte con high formation i Rhinos di Milano, Cam Newton a ricevere direttamente dal proprio centro un audible, cambia il gioco vedendo lo schieramento difensivo, il consegnato ancora per Sonny Michel e viene placcato sulle... dopo un guadagno misero, anzi un buon guadagno, quarto e due, anzi un
una yard di guadagno, quindi non decide di giocare alla mano questo quarto tentativo. E i Reynolds Milano decidono di calciare lungo per arretrare il più possibile l'azione di ripartenza. Intanto i Warriors di Bologna cercano di ritornare questo pallone, vengono fermati sulle 37 yard in territorio difensivo. Ancora Patrick Mahomes, ancora l'attacco dei Warriors di Bologna pronto per un nuovo attacco. Ancora Mahomes liberissimo, trova il wide receiver sulla lato sinistro del campo, alla ricezione da parte di sarà anche difficile vedere il numero 12. Vediamo se è quel vediamo un attimo, anch'io me l'ho segnato, Brandin Cooks dovrebbe essere col numero 12. Ancora tanto tempo per Mahon, tanto tempo per trovare un bersaglio, lo trova il primo down per i Warriors di Bologna, quindi subito reagisce Leonardo, subito reagisce al punteggio che lo vede per il momento soccombere per 14-10. Ancora un nuovo di bolla, ancora tanto tempo per Mahon, sul lato sinistro trova il taglio del numero 87 dei Warriors di Bologna, primo down, anzi corto di una yard, quindi secondo e uno per i Warriors di Bologna. Ancora Mahomes, ancora con dovrebbe avere un giocatore sia alle spalle, in pistol formation. Ok, sul lato destro riesce a prendere il primo down prima di perdere la palla. C'è un fumble, però il fumble è stato dopo quando la palla ormai è uscita, quindi il primo down dovrebbe essere preso. Così è primo 10 sulle 18, quindi siamo già nella red zone dei Reynolds Milano, con i Warriors Bologna pronti a siglare la marcatura. Per il momento attacchi che superano le difese di gran lunga, tranne il primo drive. Ancora tanto tempo per Mahon, però ci mette troppo, pensa troppo e viene saccato da Patrick, scusate, dovevo capire, non riesco a capirlo, arriva dal lato cieco. Ancora secondo 17, 7 yard perse per i Warriors di Bologna. Ancora Mahomes, questa volta arriva a centrare il blitz da parte della difesa, ottima la scelta difensiva di Raven, in questo caso con il blitz centrale. Terzo e 17, ancora Mahomes dalla shotgun, anzi dalla pistol, tanto spazio per Mahomes, questa volta decide di lanciare, questa volta decide di trovare, trova il proprio ricevitore sul lato destro dell'attacco, veramente a 4 yard dal termine del campo, quindi 4 yard per conquistare la prossima segnatura. Vedremo se sarà in questa azione. 4 tentativi verosimilmente per Warriors Bologna, va per la corsa centrale, viene stoppato e viene solo un guadagno di 2 yard, quindi ottima la reazione della difesa dei Rhinos Milano, che bloccano sul nascere il tentativo di touchdown da parte dei Warriors di Bologna. Festeggiano appunto i tifosi dei Rhinos Milano per questo placcaggio, secondo and goal per i Warriors di Bologna. Ancora Mahomes con solo una, e questa volta trova il touchdown per i Warriors di Bologna con il numero 22, 29, non ancora capire chi è. Comunque, segnatura che li riporta in vantaggio. Il punto addizionale è stato siglato, quindi 9 giochi per 83 yard. Questo drive offensivo per i Warriors di Bologna, che sono pronti a rimettere subito a palla in campo. Si attende immediatamente la reazione dei finora imbattuti Reynolds di Milano. Questa volta ci pensa il kicker del Warriors di Bologna a mettere la palla in touchback. Rivediamo il calcio potentissimo che va ben oltre la end zone, quasi in fondo, anzi ben oltre, quasi tra i pali, quasi una trasformazione da oltre 60 yard. Riprende Cam Newton quando mancano 2:53 alla fine del secondo quarto. Intanto una corsa ancora di Michel, Sonny Michel, il running back dei New England Patriots. L'anno scorso era dietro a Tom Brady, in questo torneo italiano è dietro al buon Cam Newton, capitanato da Raven Ines. Ancora sempre Michel dietro a Newton, due ricevitori larghi con il tight end sul lato destro. Prime 10 sulle 37 difensive, tanto spazio, tanto tempo, si prende la linea offensiva magari per far cascare in errore. Ancora Michel, ancora
3 yard di guadagno così ad occhio, vediamo se una yard soltanto quella guadagnata da Sonny Michel. Ancora rivediamo il replay, l'ottimo placcaggio della difesa dei Warriors di Bologna. Ancora mancano 2 minuti, 2 minutes warning al termine di questo secondo quarto, quindi prima del termine del primo tempo si prende tutto il tempo possibile e immaginabile il buon Raven Ines per mettere in piedi il prossimo attacco. Secondo e 9, si parte dalle 38 difensive, ancora tanto campo da fare per Raven. Finta di end off, tanto tempo per Cam Newton che trova sul lunghissimo la ricezione e il primo down per i Rhinos Milano, che vanno nelle 40 yard offensive, quindi siamo già in territorio offensivo. Quando mancano 1 minuto e 30 vedremo se chiamerà anche timeout. Ancora 3 timeout a disposizione per Raven, per i Rhinos di Milano. Ancora lo spazio per la ricezione, circa una extra yard di guadagno i Rhinos Milano, ma non la trovano, quindi ottimo il placcaggio. Secondo e 2, ancora 2 yard quando mancano 1 minuto e 7. Ancora Cam Newton, ancora i Rhinos, la ricezione questa volta è centrale e questa volta il primo down c'è. Siamo sotto, appena sotto il minuto di gioco, dovrebbe essere del tight end dei Rhinos di Milano, vedremo. James dovrebbe essere lui il tight end che ha fatto la ricezione. Siamo nella red zone con Cam Newton che riceve la palla del centro. Sonny Michel trova un buco, ci si infila, trova 6 yard circa di guadagno. Quindi anzi, sì, giusto, 6 yard, adesso ho preso anche l'occhio con il terreno di gioco. Bene, quindi è secondo e 4, quando mancano 34 secondi, ancora Sonny Michel, ancora. Però si autobloccano, questa volta errore da parte dell'attacco con il blocco involontario da parte di un uomo di linea, quindi viene blocca il corridore. Quindi mancano 28 secondi, timeout Rhinos, timeout, gli rimane soltanto un timeout, secondo, primo gol per Raven Ines. Ancora Raven che consegna a... e touchdown per Sonny Michel, autore di un drive fantastico, quello di Rhinos Milano, tutto marchiato Sonny Michel. E ancora un punto addizionale messo a segno da parte dei Rhinos, che si riportano in vantaggio 21 a 17 per i Rhinos. Ancora alla kickoff nuovamente la stessa formazione meneghina. Magari con tanto pubblico potremmo vedere sia i Rhinos che i Seamen che qualsiasi altra formazione italiana prossimamente. Speriamo davvero di riportare il football in Italia ai fasti che furono, anche se ultimamente davvero ci stiamo comportando bene. 21 secondi al termine del secondo quarto, ancora Mahomes con poco tempo a disposizione, ma il braccio non gli manca. Intanto la penetrazione da parte della linea difensiva e il sack, l'ennesimo secondo sack per la formazione milanese che ribatte questo attacco. Secondo e 20, 16 secondi, ancora solo un timeout a disposizione dei Warriors di Bologna. Il lancio per breve, sul breve cerca di guadagnare terreno ma viene placcato dalla linea difensiva. Termina qui, dovrebbe, no, 10 secondi, 10 secondi ancora al termine del secondo quarto. Ancora 10 secondi, quindi timeout. Leonardo ci vuole pensare su. Vediamo quale sarà la prossima azione offensiva. Abbiamo soltanto un ricevitore sulla sinistra, vedremo se andrà, la palla andrà da lui, la ricezione ma è corto dal primo down, finisce il secondo quarto, quindi il primo tempo che termina sul punteggio di 21, dovrebbe essere 21-17 per i Rhinos di Milano. Siamo subito pronti, quindi 15 minuti passati in un attimo, veramente non mi sei neanche accorto. Se passasse così tanto velocemente il tempo sarebbe bello per sempre, quindi soprattutto quando si era all'amico. E quindi corsa centrale sul ritorno, 8 minuti e 50, 6 minuti e 56, quindi 4 quarti da 7 minuti ciascuno.
E intanto riparte l'attacco, ripartono i Rhinos Milano dal metà campo esatto, ancora Sonny Michel placcato questa volta, asfaltato dalla difesa dei Warriors di Bologna, anzi perde il terreno 3 yard. Si è visto arrivare un tiro addosso il povero numero 23 dei Rhinos di Milano. Non vorrei essere nei suoi panni, adesso devono ancora capire, infatti non lo vediamo in campo. Un minuto di riposo per Sonny Michel. E ancora Newton, tanto spazio, tanto tempo, la ricezione centrale e il primo down completato questa volta per Raven. Il braccio è lo stesso, mi sembra di vedere Raven mentre lancia, grande Raven, una stagione fantastica con i suoi Rhinos di Milano, conclusa con la vittoria della partita decisiva in quella dell'Italian Bowl dello scorso luglio. E anche un'ottima prestazione quando chiamata in causa negli scorsi europei Under 19, quindi un quarterback da tenere in considerazione. Intanto si riaffida nuovamente al numero 23, che è sempre chiamato in causa, in questo caso il running back Sonny Michel. Ancora Newton con alle spalle ancora il numero 23, vediamo se andrà ancora da lui. Andrà sul lato destro, abbiamo il tight end, invece decide di andare centrale e va ancora Michel, placcaggio della safety, davvero miracoloso, perché senza quel placcaggio il numero 23 in maglia Rhinos sarebbe andato direttamente in end zone per la marcatura che avrebbe messo due segnature tra i Rhinos e i Warriors. Quindi 5-0-2, intanto c'è un spot pubblicitario di ESPN. Noi torniamo in diretta su FIDAF TV su questa partita della quarta settimana del campionato. Intanto una deflect ottima, la difesa dei Warriors di Bologna sul lungo riesce a deflettare la palla destinata al ricevitore dei Rhinos. Ottima questa azione difensiva, ottima la reazione da parte di Leonardo Franchi. Ancora i Rhinos, ancora in territorio offensivo sulle 40, 41, quando mancano 4:43, e Odibol da parte di Cam Newton, sempre con la solita formazione, due ricevitori larghi, il running back alle spalle e il tight end schierato. Intanto trova una voragine all'interno della difesa dei Warriors di Bologna. Cam Newton ne trova anche 5 yard di guadagno, quindi quando mancano 4:29, 3 terzo e 5 per i Warriors di Bologna, anzi scusate, i Rhinos di Milano. Mi sto incrociando un po' adesso, devo anche bere un goccio d'acqua, se no mi si impasta tutta la bocca. Beati loro che sono seduti, che non devono parlare, che devono soltanto giocare. Però lo stanno facendo davvero bene, Raven e Leonardo stanno dando vita a una bellissima partita di questa quarta settimana del campionato FIDAF, targato Beast Mode, targato con la ricezione centrale e il passaggio completato. First down, Rhinos Milano. Un'ottima traccia interna, dritto per dritto per il ricevitore che guadagna il primo down. Siamo proprio sul red zone, sulle 20 yard in territorio Warriors. Dopo la ricezione anche un 4 yard di guadagno per i Rhinos di Milano. Due ricevitori sulla sinistra, un ricevitore sulla destra, però si affida a Sonny Michel, una yarda circa di guadagno, sì, 2 yard, anzi una yarda di guadagno, guadagno contenuto questa volta dalla difesa dei Warriors. Siamo a metà del terzo quarto, il punteggio è ancora in bilico. Ancora Cam Newton, ancora i Rhinos di Milano, un drive lunghissimo questo di Milano, partito dalle 25 sul touchback. Siamo dalla parte opposta, intanto corre centrale e viene placcato proprio alla fine. Ancora Sonny Michel e ancora primo down per i Rhinos Milano, primo down per Raven Ines e primo gol con 4 tentativi per incrementare ancora il punteggio. Questa volta ancora il blocco da parte dell'halfback viene placcato, questa volta però con un'ottima penetrazione della difesa da parte dei Warriors di Bologna. Secondo gol, tanto tempo scorre, intanto vediamo anche gli scontri tra la linea offensiva e difensiva.
dei Rhinos e dei Warriors, i blocchi ancora high formation per i Rhinos con Michel alle spalle del numero 34, ancora si affida Cam Newton, questa volta ancora un placcaggio, lo stesso il numero 55, entra, penetra, blitz e asfalta il povero Michel che viene travolto. Perdite di terreno per lui, terzo gol, 1 minuto e 50. Ancora, questa volta non c'è nessuno nel backfield, solo Cam Newton in shotgun formation. Tutti fuori a ricevere, tre sulla destra, due sulla sinistra. Va centrale e touchdown Rhinos! Touchdown Raven Ines! Segnatura, tutti fuori a ricevere, non riesce ad andare sul profondo, intanto il punto addizionale messo a segno da parte dei Warriors, scusate, dei Rhinos di Milano. Ci riportiamo ancora sul 28-15, quindi con un cuscinetto di circa 11 punti, anzi, ci togliamo circa 11 punti, intanto ancora touchback, la palla ancora direttamente in end zone. È ottimo, questo ancora il calcio, sempre finito in questa maniera, tranne forse una volta, quando Leonardo ha cercato il ritorno da circa le 3 yard. E ancora riparte Mahomes, ripartono i Warriors di Bologna, ripartono ancora, vedremo, con un pitch per il running back, questa volta fermato immediatamente sulla linea di scrimmage, quindi nessun guadagno, anzi 2 yard di guadagno per i Warriors di Bologna, due ricevitori alle larghi e il running back alle spalle, la finta, la play action da parte di Mahomes, e la ricezione per il primo down Warriors Bologna. Ecco, rivediamo il completo, il passaggino di Mahomes, sul breve, che però gli fa guadagnare il primo down. Siamo vicini al termine di questo terzo quarto, lungo questa volta, Mahomes completato, si va in territorio offensivo. Rivediamo il passaggio, la traccia, una fly da parte del numero 12. Adesso mi rimane in mente, chi è questo 12? Adesso andiamo a vederlo. Dovrebbe essere Brandy Cooks, quindi ancora Brandy Cooks, devo stamparmi in testa, del numero 12, di Leonardo, e Brandy Cooks, dovrebbe essere lui, quindi l'asse Mahomes Cooks. Vediamo ancora l'high formation, questa volta schierata da Leonardo, il passaggio per il running back che va, si invola sulle 10, viene fermato alle 8 yard dal touchdown. Rivediamo l'azione, ottimo, i blocchi da parte dell'attacco concedono al running back di guadagnare extra yard. Siamo in secondo e uno, quindi vicini alla trasformazione del primo down, shotgun formation questa volta per Patrick Mahomes, con tutti fuori a ricevere, tre sulla destra, due sulla sinistra, tanto tempo il passaggio centrale e vediamo se c'è il touchdown. Vediamo, sì, dovrebbe essere, no, l'incompleto, il grande colpo da parte della difesa, grande azione difensiva da parte dei Rhinos che evitano il touchdown, questa volta play action, questa volta il touchdown non può essere evitato. Touchdown Warriors a Bologna, quindi Leonardo si riporta sotto, si riporta a meno 5 in attesa del punto addizionale che dovrà essere segnato. Intanto siamo entrati nel quarto quarto in maniera quasi automatica. Gioca per 2 punti, dovrebbe giocare per 2 punti. Sì, dovrebbe giocare per 2 punti. Quindi trasformazione da 2 punti, tanto tempo ancora, tanto tempo, la trasformazione avviene. 2 points good, come ci segnala la grafica. Quindi 2 punti, trasformazione da 2 punti da parte di Leonardo, si riporta sotto a distanza di un solo field goal quando mancano 6-19. Ancora, anche Leonardo va direttamente in touchback, quindi si ripartirà dalle 25 yard. Partita spettacolare, ancora un'altra partita per il cardiopalmo per i Rhinos di Milano, che sono costretti a giocare un close-out game, quelle partite che sono lì lì. Intanto tutto si è fermato nell'attesa che possa ripartire. Do you stay on the attack?
Or do you dial it back a little bit to try and protect this lead? Well, my cop-out answer would be... Torniamo in diretta. C'è stato un momento di pausa. Il server si è preso una pausa. E quindi siamo a 5.56 dal termine del quarto quarto di questa partita. Emozionante, stavo dicendo. Una close-up game vicina, con 5, addirittura 6 ricevitori. Solo 5 uomini, 6 ricevitori larghi. Intanto Cam Newton decide di andare dritto per dritto con 6 ricevitori e tanta attenzione sui receiver. Ha tanto spazio per correre, infatti vediamo lo spazio centrale che si riesce a trovare. Cam Newton guidato da Raven Ines. Quarto periodo, 5.27 al termine, primo e 10 sulle 37 difensive. High formation ancora, quindi andrà molto probabilmente dal suo uomo di punta di questa partita, sicuramente l'MVP fino a questo momento, Sonny Michel. Ancora, infatti, si va da lui, ancora l'ottimo blocco da parte della linea offensiva, fa guadagnare quelle 3 yard in più. Ancora secondo e 4, quindi 6 yard guadagnate con il cronometro che continua a scorrere. Quindi la tattica di Raven è quella di far passare il tempo, infatti adesso si prende tutto il tempo disponibile sulle 42, sulle 19, quando mancano 4:40. Ancora single back con soltanto un uomo, ma è questa volta ancora asfaltato dalla linea difensiva. Sonny Michel, questa volta la penetrazione in blitz è spettacolare, perde di terreno e si ritorna a 3rd and 8 per i Rhinos. Ancora Cam Newton, ancora con tanto spazio, ancora sull'attesa, qua sulla ricezione, primo down per i Rhinos di Milano. Quarto e 1, vedremo come giocherà questo quarto e 1 Raven Ines, se lo giocherà alla mano oppure se deciderà di calciare. Siamo sulle 46 in territorio difensivo, quindi ecco, decide il punt. Si gioca tanto qua Leonardo, quindi ci sarà tanta pressione sulla linea offensiva. Il punt lungo, questa volta senza problemi, si atterrerà attorno alle 10, lasciano rimbalzare e viene raccolto dallo special team dei Rhinos, che farà ripartire profonda l'attacco dei Warriors. Tanto tempo comunque per Leonardo, tanto tempo per i Warriors di Bologna per cercare di segnare e sorpassare i Rhinos. Una bella partita davvero, una spettacolare partita, 28-25 per i Rhinos. Drive che parte dalle 7 in territorio difensivo, tanto tempo per Mahomes, che ci ha abituato anche a recuperi fantastici come nell'ultimo Super Bowl vero, in un grandioso comeback, quello da parte di Patrick Mahomes. Qui solo tanto si fa per dire, 3 punti per i Warriors di Bologna per il quarterback numero 15. Tanto tempo di scrollare sulla destra, la ricezione, l'ottima copertura difensiva da parte della difesa dei Rhinos. Subito dopo la ricezione viene placcato e quindi 3rd and 1 con 2 minuti e 20, stiamo avvicinando al 2 minutes warning. 2 ricevitori sulla sinistra, 1 sulla destra, però si affida al running back, però viene ancora placcato con perdita di terreno. Ottima la penetrazione difensiva, questa volta non si fa trarre in inganno la difesa dei Rhinos dai numerosi receiver schierati larghi in ricezione. Eccolo il placcaggio ottimo in combine. E quindi siamo al 2 minutes warning con il quarto e 1, quindi si decide qua la partita con questo quarto e 1. Mahomes con una yard da prendere per chiudere il primo down, 3 timeout ancora a disposizione dei Warriors, tanto tempo, 2 minuti, vedremo se riuscirà a segnare e a sorpassare, comunque avvicinarsi in zona da field goal. Siamo sulle 15 in territorio difensivo, attenzione che vedremo come farà la difesa, se la zona 4, addirittura 3 blitz, ricezione, esce dal campo, ferma il cronometro, first down Warriors, quindi dovrebbe essere il primo down conquistato uscendo anche dal campo. E così è sulle 21, ancora tanto terreno per i Warriors. Vedremo, ci sarà sulla sinistra, si va lungo, invece si va breve sul lato destro.
dovrebbe essere il numero 29, così è la ricezione di 7 yard. Intanto il tempo scorre, la Warriors non fermano il cronometro. Ancora 3 timeout a disposizione, ma onda la shotgun, ma un tanto tempo. Intanto la penetrazione, il placcaggio e l'azione decisiva da parte della linea difensiva dei Rhinos, che costringe a una cospicua perdita di terreno, soprattutto all'utilizzo del primo timeout di questo secondo tempo. Quarto, terzo e 13, poi ancora un problema quello di Mahomes. Ancora, ancora un altro placcaggio. La difesa qui si erige a MVP di questa partita, bloccando ancora Mahomes. 2 penetrazioni, 4 blitz consecutivi e il placcaggio del numero 97. Non riesco a scorgere il nome, ma dovrebbe essere il... aspettate che vado a vedermi chi dovrebbe essere. Devontae David, chi lo sa, vedremo. 4 e 20. Ultimo tentativo, shotgun, anzi con un ricevitore su tanto tempo, lungo, siamo a lei Mary Pass, lungo, tanto tempo, va profondo e viene deflettato. Finisce qui la partita, in questo momento, con il passaggio deflettato dalla secondaria dei Rhinos, che costringono al turnover i Warriors di Bologna. Una bellissima partita, ben giocata da entrambi le squadre. Vedremo quale sarà la prossima chiamata. 48 secondi, comunque siamo sulle 10, e quindi ancora i Rhinos cercheranno di correre sicuramente per non far fermare il cronometro. Intanto Sonny Michel MVP, a mio modesto parere, della partita, con ancora un guadagno di circa 8 yard, a 3 yard dalla goal line. 33 secondi, esultano ormai i tifosi, i tanti tifosi accorsi alla FIDAF TV Stadium, in questa lega, la virtual lega. Intanto quarto periodo, secondi due. Vedremo se andrà ancora da Michel. Tanto tempo, lascia passare tutto lo shot clock. Ancora Michel, ancora si va sul largo, questa volta stoppato. Termina qui la partita e vincono i Rhinos di Milano 28-25. Ancora un close out game, 3 punti di vantaggio sono bastati a Raven nella scorsa partita, 3 punti di vantaggio ancora sono serviti per aggiudicarsi questo big match della NFC West, se non vado errato, NFC West, sì. Quindi rimane intonso il record del Rhinos Milano, che si portano sul 4-0, seconda sconfitta per i Warriors di Bologna. Comunque grandi entrambi, grande partita per entrambi i giocatori, un grande applauso a tutti, a loro due, a Raven per la vittoria, a Leonardo per come ha giocato veramente in maniera perfetta, quasi perfetta la partita. Comunque davvero, soprattutto ragazzi, in bocca al lupo ad entrambi per il football vero, quello su cui vorremmo vedervi in campo. Raven come QB e Leonardo come ricevitore, quindi in bocca al lupo per quando si riprenderà tutto. Attendo istruzioni dalla regia. Perfetto, grazie. Il mitico Lorenzo Ancarani mi ha detto qualcosa in cuffia, e quindi da Gianluca Cinecorti è tutto, da FIDAF TV, dalla Federazione Italiana di American Football, da Beast Mode, da Lezioni di Madden, da tutti, ok? I ringraziamenti li ho fatti inizio, quindi perfetto, è tutto. Buona domenica e buon football targato FIDAF TV.